Salve, mi chiamo Johnny Wade, sono un biologo. Dai, scherzo. Oggi vi parleremo di un imballaggio formato da tre materie prime. Il toast. Il toast. No. Il cono gelato a tre gusti. No, per favore. La coppetta. Senti, Brian, vuoi tornare in falegnameria da tuo nonno? No. Bene, e allora, quando registriamo, cerca di non rompere. Ok? Ok. E poi comunque non è una cosa che si mangia. Come vi dicevo, parleremo di un imballaggio formato da tre materie prime. Il poliaccoppiato! Il poliaccoppiato. Bravo! Anche se il nome esatto è cartone per alimenti e bevande in materiale poliaccoppiato a base cellulosica. Lo vedi che quando ti applichi sei intelligente? Veramente ho letto il copione. Ah, ecco. Il cartone per bevande, un imballaggio utilizzato spessissimo non solo da noi uomini divorziati e poi risposati di nuovo con una seconda moglie che ci mantiene, ma che ahimè è sempre a lavorare. E quindi siamo costretti a comprare sughi pronti, che sono buoni e si trovano anche in questi contenitori. A volte. Oggi siamo qui con un'esperta, Piera Angelo. Buonasera a tutti. Comunque gli imballaggi di cui parleremo oggi vengono utilizzati come contenitori per latte, succhi ed altre bevande. Cerchi di essere più preciso. Va bene. La signora Piera ha portato un filmato. Vediamolo. Il cartone per bevande è come un toast ed è composto da fibre di cellulosa, polietilene e alluminio. Differenziando correttamente questo imballaggio è possibile recuperare la cellulosa, che viene utilizzata per nuovi prodotti in carta, ed anche le altre componenti che danno vita ad una nuova materia prima con cui vengono realizzati prodotti di altissima qualità. Bene, Pierangelo, noi parliamo di raccolta differenziata, quindi dove vanno conferiti questi imballaggi? In Toscana nel multimateriale, insieme agli altri imballaggi come la plastica ed i metalli. Ho visto che ha portato degli oggetti ottenuti riciclando questo materiale, giusto? Giusto. E c'è anche la carta igienica. E c'è anche la carta igienica, la carta per la casa, eccetera, eccetera. Ah, questa proprio mi mancava! La carta igienica fatta con il contenitore del latte. Meno male non è il contrario. Non è proprio così. Ah no? È carta. Carta ottenuta dal corretto riciclo di questi imballaggi. Straordinariamente morbida e straordinariamente resistente. Esattamente il contrario del mio giacchetto. Senza coloranti né sbiancanti, ma esattamente come madre natura l'ha rifatta. Va bene, possiamo far vedere i prodotti? Sì, è meglio. Qua abbiamo, oltre la carta igienica, anche dei fazzoletti, frutto del riciclo. Fantastico! Come avete visto, è possibile dare nuova vita ad un materiale, ma serve il vostro aiuto. Fate correttamente la raccolta differenziata, per un mondo migliore. Va bene, no? Sì, babbo, sei il migliore! Ma stai zitto! Bene, signora Piera, abbiamo finito. Mi è venuta fame. Mi andrebbe un bel poliaccoppiato con formaggio. Un toast? Esatto, un toast. Bravo. Lo vedi che quando ti applichi sei intelligente? Grazie.